by. When I thought I had to leave another day, God made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, but you're the key to my peace. You make me feel, you make me feel like an attitude. Woman, when my soul was in the lost and found, you came along to claim me. Buonasera e ben collegati sulla pagina Bologna in un click. Allora, adesso iniziamo la trafila per invitare i miei meravigliosi ospiti. Oggi ho ben due uomini, sono felicissima, intanto perché prima di tutto sono due cari amici e poi sono entrambi autori a loro volta. Ciao! Non eri il primo che avevo invitato, però va bene. Ciao! Aspetta, sento un ritorno. Adesso sento me stesso che grida entusiasmo. Ti prego, non cominciamo davvero? Aspetta, esco. Allora esco. Aspetta un attimo. Adesso esco un attimo. No, che ti esci? Aspetta. No, è impossibile, non riesco. Sento me stesso un minuto dopo, non riesco. Va bene, esci, io intanto. Aspetta, esco. Alex. Allora Alex, sto cercando di accettarti mentre esce questa diretta dinamica. Io già rido. Ma buonasera! Cioè, non ci credo di essere riuscita a invitarti a una velocità della luce, ma soprattutto non ci credo di vederti! Ciao Alex! Sono qua, ciao Michela, ciao a tutti! Aspetta, buonasera. Prima che qua... cioè, allora, dovete sapere che mi ha fatto dono della copertina, cioè da professional. No, non so come... caspita! Eccola! È così, perfetto. Che si vede! Mamma mia, qui è super professional la situazione. Hai visto? Allora, io adesso... Poi io ho visto un losco figuro prima. Il losco figuro mi è scomparso. E quindi... bene. Allora, intanto... Allora, perfetto, ecco, adesso ti invito carissimo e lo facciamo entrare. Allora, Alex. Sono qua. Come stai? Sono qui. Sto cercando di non far vedere, vedi? Ciao. I due cerchietti. Però vedo che ti sei attrezzatissimo. Sì, perché adesso siccome faccio... Sta qua. Ora vediamo se funziona. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, eccolo qua. No, non cominciare con le dita, perché già qua ci sono problemi tecnici che lascia stare. E in più ti metti anche a toccare. Aspetta. Allora, io vorrei dire, vi do l'annuncio. Io a te, Fede, non te vedo, ma va bene così. Io vedo che tutti. Meraviglia. Beh, l'importante è che il nostro ospite principale, ovvero il nostro Alex. Se dalla chat mi dite se mi vedete, almeno questo. No, io ti vedo tutti e tre. Ti vedo anch'io perché sono adesso sull'ausilio. E, ecco, ti vedo dal computer, dai. Comunque, siccome c'è stato uno scambio. Anch'io ho qualcosa da far vedere. Quello che vedete dentro è il segnalibro. Okay? Io ho questo, certo. Questo è il segnalibro. Perché a volte non riesco a trovare subito il libro.
E invece ma scusa, così... ma cosa ci hai messo? Una è una sega? Bella idea, ma è una sega, insomma, vedi, una bella sega. Bella sega da falegname, insomma. È un po' onomatopeico, forse, ma insomma, ecco, essendo... Brava, è una bella idea. Poi... Abbiamo pensato in fase di... Sì. Mettere una bella di... sega, da qua. Quando, così sei quando sempre dove il libro, anche è comodo, giusto, in viaggio sull'autobus. Avevamo pensato vari oggetti da mettere allegati al libro, tanto per prometterci. Esatto, tipo viene a costare poi 300 euro ogni copia, quindi non si può, non fa. Guarda, se vuoi fare un gadget avrei bisogno di un trapano a colonna. A colonna, insomma, anche perché, l'ho detto, mio padre era falegname, quindi io conosco... Quindi lo dovevi scrivere tu questo libro, scusami Alex, dovuto scrivere tu. No, ma io sarei entrato più in dettagli tipo l'intarsio, tipo la... capisci? Cioè, invece Hai ragione. Io poi farò un manuale di falegnameria. Quello bravo. Che non vi ha detto Federico sulla esatto. uno spin-off, diciamo, lo spin-off, cioè la voce effettivamente di Benedetto, perché lì c'è la voce dell'amico, no? E invece la voce di Benedetto. Tutto quello che non avete capito di falegnameria nel libro. Sì. Giusto. Li vendiamo assieme. Che cos'è un'ottura paori, che cos'è un mordente, cos'è il coppale, cose... Ma favoloso. Allora, guarda, volevo subito leggere un primo commento, che intanto lo saluto, MK Del. Grande, che dice, Michele. Alex, Michele, esatto. Alex, solo tu potevi essere così originale. Partiamo subito a bomba. Visto? Hai visto? L'ha detto a me. Perché ho capito, ma non è una gara, adesso. No, allora, intanto... Allora, teniamo il conto dei complimenti e vediamo alla fine, non lo so. No, io volevo dire, per chi non vi conosce, vi assicuro che i loro romanzi sono entrambi dei romanzi seri, non sono comici. No, perché magari uno a sentirvi si fa l'idea, no, di due romanzi comici. Allora, aspetta, io intanto devo spezzare un'arancia a favore di questa cosa. L'arancia. Allora, se vuoi te la tiro un'arancia. Allora, io avevo iniziato a leggerlo, ok? Perché lo sconfiguro qua, no, ci siamo scambiati, vedi, c'ho anche la cartolina di Alghero, vedi? Eccola, ecco qua, con dediche e tutto. Poi a un certo punto anch'io questo qua... Anch'io ce l'ho, la cartolina di Alghero. Hai visto? Perché lui ha una cartoleria. Allora, no, devi sapere, perché ce la manda, perché così non rompiamo più le scatole a dire ti veniamo a trovare. Quello ecco, è il massimo è vostra... di Alghero che io mi auguro voi vediate. Allora, no, Federico, scusa, non ti preoccupare, noi non verremo, no. Vero Michela? Assolutamente. Così lui non saprà mai quando trovare. Esatto. Ma è la cosa più bella, io lo ripeto, la cosa più bella è quando ti dicono ero ad Alghero, sono venuto ad Alghero e me ne sono pure andato e non t'ho rotto le scatole. Bravo, sono contento. Se io arrivo in Sardegna, quindi prendo l'elicottero, sì, mi faccio lasciare col paracadute. L'elicottero, ma cosa sei? Diabolico, scusa. Vabbè, ma come ci si arriva in Sardegna, scusa? Beh, diciamo che ora come ora, sì, serve quello, perché hanno tagliato tutti i mezzi di trasporto. No, cioè, mannaggia! Lo fanno non farci arrivare da te, quello è il problema. Se un giorno inizi a sentire sono io con l'elicottero, certo, che arrivo e poi senti pom, e arrivo io col paracadute, okay? Io busso con entrambi i piedi, busso coi piedi davanti così. Favolosi, esatto. No, volevo grandiosi dire appunto che io stavo iniziando a leggere, poi mi è stato rubato dalla mia compagna Erika,
Sì. e non l'ho più riavuto. Quello che Come volevo mai dire è non l'hai che più riavuto? perché io la sentivo ridere e diceva sempre: "Ah, ma che bello questo libro". Allora, questa cosa non si Non è fa contento di intanto. questa cosa, No, non è contento no, per niente. no. Adesso il mio unico scopo nella vita, ok, è quello di Sì. scrivere un romanzo che faccia ridere la tua compagna. Se non ce l'hai, prima ti trovo la compagna, No, dopodiché perché? Ma adesso mi non devi me ne rovinare la frega, vita. me ne frega niente perché tu hai fatto una scelta, ok? Hai fatto una scelta e quindi adesso ti prendi tutta la sbrodolata di conseguenze che ci sono. Certo, Adesso farò un romanzo e sentirai esatto. E come lo ridere la mia chiamerai? compagna. Come lo chiamerai? Lo Mannaggia il chiamerò falegname! Fondamenti di falegnameria. Ok? Bravo. Falegnameria. Sarà Sì, ma divertentissimo per la possibile o futura, se non ce l'hai, Fede, non lo sì. so, No. compagna di Fede. Assolutamente, perché inizierà intanto con inserti di Ma cortecce di perché mi vari dovete alberi. rovinare l'esistenza a me con Che... questa sera della compagna? Ma potete farvi gli affari vostri? No, Scusate. no, tu hai fatto una scelta, ti Sì. sei immedesimata, hai voluto scrivere, perché l'avessi solo pensato, uno ti avrebbe perdonato. No, l'hai scritto. E poi aspetta, a te e al tuo editore, tutte e due, capito? Ah, Tutte e due, però, io. Perché amici, a compagni di te e merende, a chi ti ha al tuo mandato, editore, giusto? è chiaro. Quindi anche a lui dovrà la sua compagna ridere dalla stanza accanto e dice: "Oh, ma che bello, non come quelli che scrivi tu", capito? Ah, però, hai capito, Fede? Ma Hai capito, Fede? Cioè. tutto a suo tempo, perché la vendetta è un piatto che va servito. Vabbè, adesso ti ho messo Meraviglia, abbastanza meraviglia, paura. Hai avuto meraviglioso. paura? Sono Sì. terrorizzato, terrorizzato. Guarda, Ragazzi, ragazzi, questo allora, gesto, lo capisci? prima Sì. di far sì che la vendetta, insomma, abbia inizio, mi piacerebbe fare qualche domanda. Dite che ce la facciamo, Fede, che dici? Sì, 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 sì. Ma io così non mi faccio fare una cosa Però, seria, fai non la ce la domanda, ma posso fai la domanda, ma che, ma ho capito, sei migrato, mi prude. Cioè, è possibile. Per controbilanciare dovrei prendere la macchina fotografica io e mettermi a fare le Esatto, foto in diretta in e onore del protagonista del romanzo. comunque non servirà per far sì che io non scriva un romanzo che poi succede tutta quella cosa che già ti ho detto, ok? Tu puoi fare, Sì. ormai il dado è tratto, okay? Basta. Oramai l'hai fatta, è stata fatta Ma questa cosa. quello che mi sfugge adesso, no, in questa tua fa fantasia Dimmi. di vendetta, sì, Sì. è se tu devi fare a questo punto già due libri, perché uno sarebbe il trattato, i fondamenti di falegnameria, e Esatto, l'altro deve essere il quello romanzo comico una settimana è per far fatta. ridere la mia fantomatica compagna, a meno che non No, no. vuoi fare un trattato di falegnameria che faccia riderissimo, che non Allora, so come. esatto. Allora, intanto Lanciamo la proprio tua un filone, No, intanto cioè la tu. tua compagna, allora, se non ce l'hai, te ne procurerò una che fa la falegname in Germania, ok? E quindi Falegnama. quando leggerà questo trattato di falegnameria, Sì. che inizierà con delle cortecce di alberi a seconda dei tipi, e tu quindi girerai, e sarà solo quello. Intanto conoscere l'albero, perché sennò. Diciamo di che legno è? È Giusto? legno d'albero, non capisci un cazzo, allora basta. Giusto. Okay. Poi farò tutto insieme, Fondamenti di falegnameria si chiamerà, ok? E dirà: Meraviglia, "Ah, che guarda meraviglia. come avvita, che sbagliato, guarda". Guarda, no, non vedo l'ora. Non so se ne usciremo da questa diretta, ma subito una domanda A per me te, sembra Alex. che Dimmi. stia andando tutto no normalmente. Alla grande, come sempre alla grande, Fede, alla grandissima, anzi. Oddio, ce lo siamo perso. Vabbè, mentre lui non so che cosa sta Adesso architettando, tira sicuramente fuori qualche. qualche altro gag, Esatto. ecco, appunto. Siccome sta sempre lì che strimpella,
sai, strimpella sempre con quella chitarrina con tre corde, tre. Allora facciamo vedere che anch'io ho una chitarra, non che la sappia suonare, ho solo la chitarra. Oh, okay. Io c'ho la chitarra. Bravo. E il basso, la dietro la chitarra, insomma. Vai! No, no, io la tengo qua per... è tanto per il PD. Scena. Sì, perché nel senso è una cosa del tipo... una cosa così, insomma, si suona così, beh, okay. Beh, che non si suona così la chitarra. Senti che melodia, senti che, che bellezza. Povera. Bravo. No, allora, bravo. Io dico subito questa cosa, io non so se questa cosa la faremo anche quest'anno, cioè le dirette a Sanremo, però quest'anno tu Aspetta non puoi mancare, Alex. Sta partendo uno stornello, sento un zumpa. Basta, sennò mi vengono cose... Non si può dire, no, a quest'ora non si può fare. Ma come no? Allora, guarda, no. Tirerò avanti fino alle 11 apposta, attenzione. Esatto, alle 11 allora avrete gli stornelli Scocca romani. Scocca lo stornello. Tipo bello. Le osterie del Campidoglio. Osteria numero 1000. No, che è la mia preferita, è sempre la mia preferita. No, ma ci sta anche l'osteria del Vaticano, insomma ci stanno... C'è tutto un... Certo. C'è tutta un'osteria qua. Diciamo, ci sono quelle più rivolte verso se stessi, tipo l'osteria numero 1, quelle più rivolte verso se stessi, diciamo che più sul fatto dell'omertà, ecco, questa è la l'osteria numero 1. Ma Michela, ma tu devi fare delle domande, vero? Ah, e io avrei dovuto fare delle domande. Allora, io qui non sento domande. Hai ragione Alex. Allora, partiamo un attimino con l'uscita appunto del tuo primo romanzo, possiamo dire primo romanzo? Ma sì, dai, non è come quello di Federico. Ma vabbè, ma io sono qui per... Da come cammini, ok. Questo al contrario è questo, vedi questo qua. È quello, esatto. Ce l'ho anche è io. Vero. Io adesso. Dai. Così non mi vede Alex e non si... E non esatto, si... esatto. Non si inalbera. Esatto. Lascio giusto il... Sì. No, ecco, allora a me mi interessava un attimino capire, perché comunque nella lettura del tuo romanzo, Alex, è veramente un percorso su due binari. Un binario, quello di Bologna, e un binario, quello fotografico. E allora sono due aspetti che comunque ti appartengono. La fotografia, lo sappiamo, perché fai delle foto meravigliose. Però devo dire che anche Fede ultimamente sa il raggio, a fare delle bellissime foto. Ho visto dei tramonti, ho visto dei panorami. Veramente, complimenti Fede. Ecco, mi interessava non un po' non farmi capire... complimenti anche sulle foto, perché questo poi chiude la diretta, guarda che... No, di anche che fa le foto alle cavallette, diglielo che fa le foto alle cavallette. macro. Anche gli uccelli sempre quelli. Cioè, gli uccelli, adesso non diventare volgare, Michela, non diventare volgare, ok? Ah, oh, cioè, lui farà gli animali che incontra, insomma, evidentemente incontra anche gli uccelli, ecco, adesso tu subito malizioso. Però tornando a bomba sulla domanda, ecco, parlaci un pochino di questi due piani sui quali tu fai effettivamente percorrere il tuo romanzo. Allora, intanto sicuramente l'ambientazione è, diciamo, secondo me il personaggio principale, che è appunto Bologna, nel senso che in ogni pagina quello che volevo trasportare era lo stupore che si ha nel camminare e nel passeggiare, avere la fortuna di passeggiare nel centro storico di Bologna. Questa è una cosa che ti accompagna durante questa lettura. Quindi, certo. Secondo me il personaggio principale è lei, è Bologna proprio, e la parte che più adoro, che è appunto il centro storico e insomma le zone limitrofe, anzi io addirittura dico che già Via Indipendenza non è più centro storico, nel senso che per me è proprio quel pezzo lì che fa Alex, che facevo io con le foto,
quindi insomma. Quindi parliamo del Crescentone, parliamo di Santo Piazza Stefano, Maggiore, giusto? Santo Piazza Stefano, le Maggiore, torri le di torri, Arezzolo, sì. insomma, questo è il triangolo che Certo. viene descritto. E le foto sono il motivo per cui diciamo, si riesce a entrare all'interno del romanzo tramite gli occhi di Alex, perché narrandolo in prima persona tu ti senti vicino, cioè senti dietro la macchina fotografica insieme a lui, perché vedi quello che vede lui e Certo. ti senti appunto trasportato in questa dimensione. Un po' particolare perché appunto lui non ha, cioè lui vede, fa le foto, ma non le vede subito, non sa come sono venute, Certo, che è perché appunto la. diciamo che non usa il digitale, ecco, lo diciamo Esatto, subito, no? non usa la tecnologia, quindi digitale meno che mai, e quindi ha questa passione per fare uno scatto solo quando è veramente importante, insomma, dare peso ad ogni singola posa che ha delle Certo. 36 sul rullino, insomma. Sì. Questa cosa che adesso, Beh, insomma, un po'. non esiste più questa roba qua, perché adesso fai 80.000 foto Ma con tutta lì. diciamo che ecco, io anch'io adesso sono Era passato un po'. molto più un'arte prima che Ma adesso. Adesso diciamo vedi che una cosa, sì. ne scatti 30 di foto, una buona esce, diciamo, Ma mentre invece magari ne prima dovevi. scattassi 30, magari che adesso ne scattano 300 adesso, È quindi. vero, Sì. a volte No, ma fanno degli scatti ta 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 ta, proprio quelli a raffica, no? Che parlo caspita, là per in esperienza mezzo. personale. Se mi capita di vedere un falco, quello che è, gliene scatto 30 e una buona viene, perché la tecnologia me lo consente. La tecnologia adesso, i pixel sono gratis, quindi è Infatti. anche giusto, si impara anche Ma prima, mi anche. rendo conto che, insomma, prima era tutta un'altra faccenda, ma a parte che ho anche usato macchine fotografiche, ma non ho, può non sembrare, ma non ho 15 anni, cioè quindi ho conosciuto Certo, le macchine fotografiche a rullino ed era tutta un'altra faccenda. Lo scoprivi dopo, cosa era avvenuto, cosa non era avvenuto, insomma. È e molto interessante questo. soprattutto imparavi dopo anche che cosa era avvenuto. Allora, siccome le sviluppo io e le sviluppa anche Alex nel romanzo, ovviamente poi dipende da te, cioè se sei tu artefice anche del tuo danno. Cioè, una volta ho fatto un danno, ho sbagliato a calcolare il tempo e non è venuto niente, ok? Quindi immagina, hai fatto foto, sei tutto contento, vai lì, zero, non viene niente, tutto bruciato. Certo. Quindi, insomma, sono cose che rimangono abbastanza, però ecco, forse impari dagli errori e la prossima volta stai più attento. Però ecco, per me e per Alex è proprio tutto insieme, arrivare, fare le foto, tornare a casa, le sviluppi, le stampi, i provini. Cioè, tutta, diciamo, una giornata dedicata a quello. Secondo te, cosa, diciamo, nella differenza tra le due tecnologie, diciamo, da quella come la prima e come adesso, cosa ci si guadagna, cosa si perde? Allora, sicuramente Da un con la punto di vista digitale, artistico, ma eccetera. diciamo. Ovviamente nella digitale c'è la nitidezza dell'immagine. Della messa a fuoco originale, che insomma vedi nei dettagli, arrivi anche a vedere il riflesso della pupilla di quello che stai fotografando, ok? Quindi insomma un livello di dettaglio. Poi ecco, sono gratuiti i pixel, quindi puoi scattare 4.000 foto, tenerti la migliore, sicuramente imparare più velocemente, perché vedi subito, ah, ho sbagliato, la rifaccio, ok? Quindi impari Certo. velocemente. Diciamo, la parte della pellicola invece è una cosa un po' più introspezione che fai, nel senso che siccome hai solo 36-37 scatti sul rullino, ogni volta che fai una foto ci pensi prima, dici, ma se veramente ti interessa, allora devo metterci tutto quello che so per farla venire bene. Quindi è un po' più insomma, di concentrazione, e tutto questo poi dipende da cosa fai. Se fai un ritratto in studio, diciamo che va bene, è tutto fermo, la modella sta lì, ok? Invece, ecco, in strada devi cogliere l'attimo, quindi può venire mossa, sfocata, tante cose, però
Diciamo, tu ti metti lì e quello che mi piace è quando esce fuori dalla carta la foto e insomma vedi, secondo me la bravura del fotografo sta nella non nitidezza della foto, cioè tu riesci a vedere i grani dei sali di argento che ci sono dentro e è lì la passione, è lì la parte in cui si differenzia. Mentre il digitale è abbastanza freddo, cioè tu vedi esattamente tutto precisamente quello che è. Lì invece, ecco, lasci un po' al caso la parte diciamo che stai fotografando, quindi anche tu un po' la scopri insieme a quando la sviluppi e la stampi. A me piace molto, passavo le ore a fare diciamo la camera oscura in cui modificavi ulteriormente la foto, ancora, ancora. Diciamo, non era solo un modo per vederla, era anche per modificarla. Quindi riuscivi a fare un po' il Photoshop di adesso su un pezzo unico, ecco. Poi ne avevo meno da gestire, nel senso che ce n'è 36, fai un provino, le vedi tutte 36, scegli quelle due o tre che ti piacciono di più e lavori su quelle. Adesso invece torni a casa, ce n'è 5.000, anche solo a guardarle, metti là, stai un'ora. Però, insomma, ecco, io a volte quando uso la digitale, vado in strada con la macchina un po' scarica, cioè al 20%, che mi riproduce un po' il fatto di non poterne fare tante, ok? Quindi Interessante. carico di nuovo il fatto Psicologicamente. che così prima sai che non devi, ce l'hai poche, quindi fai così. Riesci comunque a farne tante lo stesso, però insomma dai, mi piace Sicuramente questa. le pensi perché non sei lì che smanetti la macchina troppo, no? Quindi anche il movimento sulla scelta, no? Delle varie aperture che okay, della macchina diventa un qualcosa di pensato a quel punto. Sì, esatto, tu sei lì e ragioni. Poi quello che piace fare a me, che piace anche a Alex, è diciamo, la macchina fotografica ti dice cos'è che ti piace, cioè tu scatti e poi dopo, siccome è così istintiva nel momento in cui la fai, poi dopo vedi, ah, a me piace questo, ok? Quindi diciamo, se tu vai lì senza pensieri, inizi a scattare, poi è lei che ti dice che cos'è che ti piace veramente, quindi anche fossero cose strane, insomma, però è la realtà, lì non puoi scappare da quello che ti piace perché sei tu da solo che diciamo nel mondo cerchi di catturare qualcosa di interessante, insomma. Ognuno poi Devo c'ha i dire propri. che nel romanzo, che è molto bello, adesso voglio fare un complimento, se non ti arrabbi, se non ti... traspare proprio questo. Io, per esempio, su Bologna non posso perché non la conosco più di tanto, però l'amore per la fotografia, per il dettaglio, per queste cose che ci sta dicendo. Si vede proprio, è molto ben scritto, molto interessante. È la parte che mi ha, diciamo, entusiasmato di più, mi ha più stuzzicato, diciamo, proprio tutta. Cioè lui proprio Alex si aggrappa a questa alla fotografia, si aggrappa per ricominciare nella vita, per partire da lì, per scaricarsi, diciamo, lui gestisce quasi tutto in funzione della sua amore per la fotografia, che poi gli servirà, insomma, anche per risolvere un mistero, insomma, ci sono vari aspetti da all'interno Sicuramente. di questo romanzo. Tra l'altro, prima scherzando anche con Michele, ho detto si potrebbero narrare anche le sottostorie. Cioè, se io adesso dicessi, vorrei che confermasse se è vero, Federico, se dicessi: guarda, è la storia di un ex calciatore che decide di aprire un ristorante indiano a Bologna, ok? Quindi che è il insomma, Uttam Ghosh, che è appunto questo personaggio che a un certo punto compare, fa una piccola parte, però
L'ho voluto inserire, quindi, oppure non so, c'è un ragazzo che mentre segue una lezione di fisica capisce che non è il posto in cui vuole stare, prende, parte, si allontana dalla città e fa altro nella vita. Okay, quindi sono tutte micro storie che compaiono all'interno, oppure un Poi cane che un ogni po' volta che anche. vede una persona che gli piace gli salta addosso perché. È un po' la fauna che circola, insomma, in questo, no? In questo, quando gli dicono, ma che Ecco, c'è. amici c'hai? Esatto. Poi c'è, è un manuale di come si aprono i lucchetti, questo se può servire a tutti Bravo, nella vita, bravo, non so. bravo. È un Esatto, manuale di come si puliscono le pistole. Non ne ho una qui, ma solo perché l'ho portata insomma, a lucidare. Però, insomma, è un manuale di tante. Ci sono anche queste cose. Ovviamente non si... anche di come si sviluppa un rullino, insomma. Ovviamente per grandi linee non è veramente quello che volevo Allora trasmettere. farò io un libro in cui Come si aprono i lucchetti? spiego tutte queste cose tecniche che tu non sei voluto scendere tanto, li Esatto. spiego io adesso, ti faccio il contro. Comunque, vedi questo è quello che trova Alex per strada. Che sono queste cose che si trovano per strada ogni tanto, dei pezzetti di metallo lungo. Qui a Bologna ci sono, non so, Alghero magari no. Si inserisce qui, vedi, si inserisce. Poi c'è quest'altro molto meglio, questo qui, che sembra uno con i denti. Non so, no, lo metti qui e piano piano ti metti qui, insomma, a elaborare, insomma, qualcosa. Adesso sono un po' arrugginito, ma Alex è un Alex po' lo sa meno fare. arrugginito di me. Sì, infatti anche lui, diciamo, a un certo punto lo farà, ecco, per fare bella figura, insomma. Ecco, E la no, cosa insomma. particolare di quello che tu descrivevi, che ci sono queste tante micro racconti all'interno, no, del tuo romanzo, è un po' come tante piccole foto, effettivamente, no? Tante piccole istantanee su alcuni elementi che poi servono a costruire la storia del tuo romanzo. Sì, delle scene, proprio sì, hai detto bene, delle istantanee, nel senso che lui, ogni scena, io la chiamo scena, però non è una scena, perché non è un film, però insomma io l'ho visto, l'ho scritto anche come se fosse un film, perché per me quella cosa è capitata. Cioè un giorno, mentre facevo le mie foto, ho visto insomma, una ragazza che partecipava come invitata a un matrimonio ed era vestita appunto con le scarpe rosse, con la gonna, e da lì ho iniziato a pensare, ma potrebbe essere un romanzo, insomma, e così via. E niente, quindi da lì, alla fine la scena era, partivo da quello che vede Alex, insomma, da come l'avrebbe fotografata, insomma. Ecco, lui, infatti, questo sito, questo account mio Instagram, ho cambiato la descrizione è se Alex usasse la tecnologia, questo sarebbe il suo account Instagram in cui faccio vedere le foto che faccio. Quindi, insomma, è fatto così, ecco. Sì. E, sì, la storia principale, appunto, è di questo ragazzo che non ama la tecnologia, non la usa, e già questo basterebbe, diciamo, per Tecnologia 85, dopo il 1988, giusto? 85. 85. Sì, poi insomma si vede Quella prima, perché sì. quella sì, quindi lui non so, il computer anche potrebbe usarlo, insomma, la mail potrebbe usarla perché è stata fatta prima dell'85, insomma. Il cellulare, diciamo, come invenzione sicuramente prima dell'85, ma diciamo Sai l'utilizzo è dopo. cosa mi è piaciuto? Una piccola cosa che l'hai centrata, che appena lui dichiara questa cosa, subito gli dicono, però questo, questo allora Esatto. è sempre così. Quando uno Sì, sì, dichiara sì. una cosa che non gli piace, che no, io che ne so, non mangio carne, ad esempio, allora subito ti dicono, però questo è Però quest'altro, l'uovo lo ma ti mangi? fai gli affari tuoi. È il È quella caviale cosa lì che fai? di un realismo che appena lui dichiara questa cosa subito comincia a rompergli le scatole. Ma questo è, ma quest'altro.
C'hai Sì, perché ragione. ovviamente c'è una sorta di adesso ti faccio cadere in fallo, perché sicuramente Esatto. non può essere una cosa del genere, insomma. Appena uno dichiara una sua cosa, subito gli devono rompere le scatole. Scusate, se mi arrabbio, però. No, 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 è che Il nostro infatti. animo di dover per sempre e per forza dover giudicare gli altri e mettere la bocca sugli affari degli C'è altri. ragione. Appena il protagonista dice io non uso tecnologia dopo uscita dopo l'85, subito comincia a rompergli le scatole. Però questo, è però l'email, è però questa. È quella la roba di un realismo perché succede sempre. E poi lo fanno tutti, veramente dagli agenti di polizia anche a persone che incontra così per caso. Cioè, lui lo vessano di questa cosa perché non se ne capacitano. Questo sarebbe, diciamo, il suo superpotere, non usare la tecnologia. Quindi addirittura a un certo punto usa le pagine gialle per trovare un posto. Quindi, insomma, attualmente. Non c'è neanche un posto in cui ti danno le pagine gialle perché non c'è, no. Però lui insiste perché ha i suoi motivi. Lui vuole vedere la vita in diretta mentre accade. Invece, quello che succede adesso a tutti, a ognuno di noi, anche a me, è che a volte cammini col cellulare in mano e guardi il cellulare e quindi magari ti perdi tutto intorno, ma non che. Non so, non, dice, sai, sei a Piazza Navona, stai guardando il cellulare, ma a volte anche banalmente, non so, una persona che ride, una persona che scherza, ti perdi un attimo di quello che c'è intorno. Ecco, la realtà aumentata è diciamo, il cellulare che ti fa vedere cosa c'è dietro, okay? Non cosa c'è dentro. Ecco, non so se Quindi. sei d'accordo, Alex, ma anche tu, Federico, che se ci pensiamo effettivamente e volessimo fare un po' retromarcia, no? Almeno per alcuni aspetti, non credo sarebbe neanche troppo possibile farlo, perché alcune cose oramai sono state delegate completamente alla tecnologia. Ma sì, nel senso, poi è chiaro, io per esempio a volte mi capita di lasciare il cellulare a casa, ok? Però, che ne so, comunque c'è un numero di telefono a cui chiamarmi, ok? Cioè, Vero. devi essere raggiungibile, adesso non esiste che non sei raggiungibile, cioè, la gente non Prima ti. si entrava in internet, cioè ai primi anni 2000, tu entravi in internet e c'era il messenger che si illuminava, Federico si è connesso. Non era disponibile 24 ore al giorno a rompergli le balle a Federico. Usciva, si accendeva la lucetta e quando arrivava allora ti scrivevano. Quando te ne andavi, dice, boh, arrivederci e grazie, e te ne andavi, oppure ti mettevi invisibile. E nessuno Esatto. tira proprio la scatola. Adesso invece non esiste più sta cosa, per esempio, adesso, per esempio. C'era un momento in cui entravi e parlavi, sì, entravi in internet, eri connesso con gli altri, invece adesso. Adesso è. Io mi ricordo la prima volta in cui uno mi ha mandato un messaggio dal bagno. Mi ha detto, me lo ricordo ancora, un amico. Ha detto, vabbè, devo andare in bagno, mi fa. Detto, vabbè, dopo 10 secondi mi sta ancora scrivendo. Ho fatto, ma scusa, ma non dovevi andare in bagno? Sono seduto al bagno. Basta, l'ho preso, l'ho bloccato. Vai a quel paese, vai che mi scrivi. Dal cesso mi scrivi. E l'ho bloccato. Non ci ho più parlato Non so da. come sentir l'odore, dai. Mentre invece adesso come adesso È no. normalissimo. Uno di noi Soprattutto potrebbe tranquillamente essere ai seduto sul water e non si saprebbe, per esempio. No, ma Come per me la si cosa più sono. terribile, Fede, è quando la gente si fa i selfie in bagno. Donne, uomini, vi prego, smettetela di farvi selfie in bagno, che si vede la tazza del cesso dietro. È Siete imbarazzante. ridicoli. È imbarazzante, tu. Ma perché per alcuni per contrasto magari Guarda, io siamo anche belli, no? sono solo contento di aver passato quell'età in cui tornavo tardi la sera, magari un po' brillo, perché non c'erano i cellulari con la videocamera, perché Documentare. adesso sarebbe veramente lo sfacelo. Tu pensi, guarda papà quanto era ubriaco, guarda che schifo. Comunque, l'impressione mia, nonostante io non è che abbia tutto sto rapporto con i più giovani, a parte le più giovani, però,
ci prepara la mitica compagna per te, Alex. Però, però l'impressione è che stiano facendo un po' di marcia indietro. Se tu guardi i profili Instagram di chi ha, diciamo, metà degli anni nostri, super giù, ti accorgi che hanno pochissime foto, perché pubblicare tante foto è vista come una cosa da sfigati, ad esempio. No, anche usano magari più che altro le stories che spariscono in fretta, ma non pubblicano più di tanto. Stanno facendo, secondo me c'è una certa marcia indietro, perché è visto più come una roba da vecchi. Sì, sì, perché dicono, addirittura hai più follower di chi, le persone che segui, no, devi avere un post e 4.000 follower che non seguono niente, perché non scrivi niente, perché dovrei... quindi loro fanno tutte così, poi, ma che scrivi, che contenuti metti? No, no, niente, no, non scrivo niente, non metto niente, vabbè. Un po' però è vero, stanno facendo un po' di... marcia indietro, sì, marcia indietro. Cioè, più che altro è fare il contrario di noi, di quello che facciamo noi, ed è giusto, è capace che sia così. Come c'ho piena fiducia io spero che le generazioni successive non capiscano niente di noi e che noi non capiamo niente di loro, perché per me è solo così c'è speranza. Allora, noi tutti siamo generazione X, giusto? Noi tre siamo generazione X, direi, giusto? Quindi, penso di sì, non lo so. Direi, non siamo boomer sicuramente. No, i boomer sono quelli prima, i millennial sono quelli dopo e noi siamo quelli di mezzo, giusto? Anche se poi il boomer adesso è tutti quelli che non sanno bene usare la tecnologia, quindi... Anche quindi Alex, in realtà io potrei essere millennial, però come indole sono generazione X. Perché io sono 82, quindi 82 rientra in esatto, fino millennio. all'81, fino all'81 è però è come indole sono generazione X. Vabbè. Certo. Io ho in realtà ho 80 anni come indole, quindi sono generazione, non lo so, generazione cilindro, non lo so come si chiama, la generazione quella prima dei boomer, no? Non esiste più, diciamo, giusto? Non ci sono più, cioè, non ci sono più. Bene, allora, Fede, un tuo commento anche sul romanzo di Alex. Il mio commento l'ho già fatto, è un romanzo bellissimo, imprevedibile fino alla fine. No, adesso a parte facciamo lo scemo. Imprevedibile fino alla fine, molto, molto interessante, originale. Quindi bravo, bravissimo, scritto bene. Grazie. Io una persona che conosco che lo sta ancora leggendo, perché da poco lo sta leggendo, mi ha detto una cosa che mi è piaciuta. A un certo punto, mentre lo leggevo, mi fa. Accade un avvenimento spiacevole, insomma, e lei fa: non mi ricordo, ma quando è accaduto questo? Come se fosse un episodio di cronaca vera che fosse accaduto. Quindi io stavo lì, fa: quando è che è accaduto? Perché non me lo ricordo? Faceva, ha detto no, quindi era entrata direttamente dentro al romanzo. Perché fai in tutta la prima parte fai un ottimo lavoro nel creare, diciamo, la scena. In modo che quindi il lettore si sente immerso e quando poi esatto, e quando poi cominciano a succedere i casini, ti prendono bene, perché appunto hai fatto un buon lavoro prima di preparazione. Sì, c'è una parte, diciamo, di introduzione del personaggio, dei personaggi, insomma, anzi, c'è addirittura un antefatto in cui siamo proprio da un'altra parte. Insomma, in un posto lontanissimo da qui, che è lontano anche lì dov'è da tutto il resto, quasi. Cioè, non si direbbe neanche che fa parte di quell'ambientazione, eppure parte da lì e niente. Poi uno si ritrova perché dice: ah, però me l'avevi detto all'inizio che c'era qualcosa, insomma, che... E quindi sì, è un'unione di tanti generi, perché secondo me la vita è così, non c'è solo
non c'è solo un giallo, non c'è solo un poliziesco, non c'è solo una storia d'amore o amicizia. Secondo me uno incontra un po' tutto durante la vita. Quindi non volevo essere troppo settoriale. Anche la mia casa editrice ha avuto difficoltà a impostarlo. Questo dove lo mettiamo? Mettiamo di qua, mettiamo di là. E forse è anche il suo bello, però. È proprio il suo bello, secondo me, anche questo. Dovrebbero essere vietati, secondo me, i generi. Per i romanzi, per la narrativa, i generi dovrebbero essere vietati. Perché anche a me, alla fine, mi dici il mio romanzo, che come faccio a metterlo in una categoria? Cosa ne so cos'è? Allora, io dico è un romanzo umoristico e non rompetemi le palle, tanto per. No, Però infatti è altrimenti non. vero, Dovrebbero essere giusto per vietati, dargli una secondo me. collocazione, però poi esula da tutto il resto. Però c'è anche gente che vuole leggere Esatto. esattamente quello che vuole leggere. Cioè, voglio un Sì. romanzo giallo in cui succede questo, vorrebbe anche la trama già fatta, possibilmente. Esatto, Quindi, cioè, già, cioè, se tu dici, voglio un ognuno. giallo e non ci deve essere storia d'amore, non voglio vedere niente, io voglio lì uno spiaccicato a terra che non si sa il perché, devo capire il poliziesco che ci stanno, diciamo, un crime, Patologo. l'anamopatologo che deve cercare di risolvere la questione, insomma. Oppure fantasy, no, solo fantasy, draghi, maghi, cavalieri e basta, non voglio vedere nient'altro. Buono, diciamo, i generi sono buoni quando vuoi evitare le cose. Io li uso molto quando voglio evitare le cose. Per esempio, fantasy io non guardo nulla, per esempio. Prego fantasy, io, no, vabbè, ma draghi, maghi, nani, non mi interessa. Per esempio, storie d'amore, allora evito storie Forse, d'amore. ecco, nel mio romanzo manca un po' la parte fantascienza. Non potevo metterci un'astronave che passava ogni tanto da qualche parte, però Gli ci ho alieni. detto forse E nel prossimo la forse nel metterò. prossimo, ecco. Proprio perché tutto, ecco. Poi ci sono riferimenti alle canzoni che sono state un po' importanti nella mia vita. Infatti, quelle a un certo punto Alex va in una discoteca che si chiama Happy Club, e questo Happy Club è esistito ed è la discoteca, il locale dove suonavo io come DJ, diciamo, ante 2000. Diciamo, mentre qui l'ha fatta una discoteca anni 70-80, fatta in quel modo, anche questo locale era fatto così. Il problema era che tu entravi e vedevi, ah, la palla. La cosa, la pista in cui si va, che bello. Poi a un certo punto dice, ah, l'hanno rifatto come quello. Poi iniziavi a vedere che alla palla mancavano dei specchietti, no? Poi c'erano i divani un po' troppo logori e capivi che era dagli anni 70 che era così. Non era un rifacimento, non era, era così. Era Quindi tu, così. appena È un accendevi po' le luci, vedevi, troppo insomma. vintage. E quindi io lavoravo lì dentro e insomma c'erano delle tappe fisse che erano per esempio le canzoni che ho messo per la torta, per il festeggiato. Adesso alziamo le mani, facciamo un applauso. Erano tutte cose cadenzate che scandivano la festa, insomma. E allora l'ho voluta aggiungere, insomma, ecco, c'è molto della mia vita all'interno del romanzo. Certo. Come primo sono voluto partire da quello che conoscevo, ecco. Giusto, Qualcosa giusto. di cui insomma avevo abbastanza il dominio. Alex l'ho proprio fatto come sono io, quindi se mi viene un'idea, lui pensa esattamente in quel modo. Quindi Non ho era dovuto quasi sforzarmi. un bisogno di tirar fuori qualcosa proprio che ti rappresentasse. Sì, qualcosa che poteva spingere un lettore a leggerlo, allora, anzi un non lettore a leggerlo, perché se uno è un lettore va bene, io vorrei che fosse un romanzo che può leggere anche chi non legge normalmente, nel senso magari uno lo legge e dice no, ma ho troppo descrittivo, poi questa cosa. Invece secondo me, siccome ha molti generi al suo interno, può piacere un po' a molte più persone.
mi rivolgo a quelli che non leggono perché, a parte che sono molti di più, quindi se riesco a prenderli tutti, ho fatto. Però tutte le persone che, diciamo, guarda, no, sono anni che non leggo, gli ho dato il mio, l'hanno letto in 3-4 giorni, mi hanno detto, guarda, io non riuscivo a smettere perché per fortuna accade sempre qualcosa che ti porta a seguire la trama e andare avanti. Quindi ecco, potrebbe essere un libro per ricominciare a leggere per chi non legge da tanto, magari ha smesso, non ha tempo, insomma. L'unico consiglio che do è che se lo iniziate un po' al giorno leggetelo perché siccome avvengono tante cose, non è come Beautiful che tu dici lo vedo dopo 4 mesi, stanno sempre lì. Non è successo niente, no? Invece qui, siccome sono altre cose, tu dici: ma io a che punto ero rimasto 3 mesi fa quando l'ho letto? Non me lo ricordo. Quindi insomma, un po' così. Hai Che mai sarà lei? pensato di stilare un percorso su Bologna dove so che lo fai e che c'hai già accompagnato tuo fratello perché ti ho beccato su te con tutta Esatto. la famiglia che accompagnava appunto tuo fratello che era qui in visita da te a Bologna, però di farlo proprio anche per i lettori, i tuoi amici lettori che sono bolognesi. No, 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 io l'ho fatto insomma per alcune persone mie amiche, insomma, che mi sono venute anche a trovare, le persone che non abitano qui soprattutto vogliono fare il giro, quindi insomma, ovviamente ecco, siccome riguarda il centro storico è abbastanza facile da fare, a parte 2 o 3 luoghi che sono un po' più distanti, ma diciamo si può passare oltre, insomma. Sì, uno è il fratello e l'altro è, oddio, Via dell'Inferno, è lì più o meno, ci si può arrivare. Insomma, poi c'è l'università, però insomma sono zone un po' così. No, no, quello si può fare, anche se tutti dicono, ah, vedi, è qui che è successo, oppure è da lì che è partita la cosa, poi invece lui si siede qui, questo è il suo ufficio, no? Quindi insomma. Sembra anche un po' di stare sul set, cioè è avvenuto proprio qui, quindi insomma sei lì. E scopri delle particolarità di Bologna che è quello che mi piace, cioè ogni pezzettino, ogni roccia, anche che in quel momento non ci fai caso. Per esempio, in Piazza Maggiore, sul muro del Palazzo del Comune, c'è una placca bianca su cui ci sono tutte le misurazioni diciamo in rilievo, no? Scusa, incastonate al contrario, in cui fanno vedere le varie misure che c'era una volta, per dire quanto è grande un mattone, quanto è grande un piede, un braccio e così via, perché lì c'era il mercato. E a un certo punto nella storia, in una delle versioni che avevo fatto, Alex era lì. La situazione era un po' concitata, si stava un attimo scaldando la situazione lì in piazza e lui passa lì vicino e descrive quella cosa. Okay? Io lì quella cosa l'ho tolta perché non c'entrava in quel momento, cioè non è che sto facendo un giro di Bologna turistico per cui ti devo dire che lì c'è, e l'ho tolta perché in quel momento avrebbe rallentato la lettura del. È come una specie di pubblicità in quel momento di una cosa che non ti serve. Immagina in un momento topico, ecco, sta per uccidere, l'assassino sta per arrivare, però lo sapete che qui il caffè che vendono è lì, è buonissimo. Tipo jingle, no? E dice, ma hai pagato, t'hanno pagato per dire sta cosa. Cioè, quindi no, ho messo solo cose funzionali. Alla storia, ovviamente. Quindi, che ne so, passa vicino alle torri, ma non dice quanto è alta, perché non le sta salendo, non sta salendo sulla torre. Quindi, a che interessa dire quanto è alta se non ci sale? Poi dopo, Infatti, da altre parti dirà invece quanto è alta e quanto è difficile salirci. Quindi, insomma, altre cose. certo. No, dico, devono essere. Quando si parla della città, delle cose, deve essere fatto bene, come l'hai fatto tu qui, che non diventa una rottura, ecco. Perché a volte trovi delle cose che Sì, ti fanno perdere la voglia appesantiscono un di. po'.
ti perdi troppo nel dettaglio. Io devo dire, nel mio romanzo la mia città non l'ho mai nominata proprio, cioè non ci ho messo nulla, niente, zero. È un luogo virtuale, diciamo. Non ho mai nominato né Alghero né la Sardegna, l'ho fatto di proposito, li devo far morire, ho detto, non gli do la soddisfazione. Ma perché potrebbe essere un po', è sospeso, diciamo, è un posto sospeso, non è un posto... Sì, infatti. Per esempio, il tempo è sospeso nel mio romanzo, nel senso non hai la percezione di quando accade, quando sia accaduto nel 2020, nel 2019. Sai che è sicuramente dopo l'85, però diciamo sicuramente sì, dopo il 2000, però non sa, per esempio era il periodo di Covid, ma non ne ho parlato perché secondo me non c'entrava niente all'interno del romanzo, insomma, non volevo neanche inserirlo, cioè non c'entra niente. Quindi insomma era così un posto sospeso in cui ci sono dei personaggi che arrivano fuori, alcuni esistenti che tra l'altro ho incontrato l'altra 2 mesi fa e sto cercando di capire se tornerà a Bologna per uno è sarebbe quello che chiamo Camau, che vende i dipinti di sabbia, fatti di sabbia colorata, e lui appunto era veramente un artista di strada, alto 2 metri e 7, 2 metri e 7, quindi insomma è altissimo, tutto colorato, tutto vestito dai colori del Senegal, così, quindi era variopinto e lo descrivo dentro il romanzo, lui esiste proprio, quindi era una pappa. Poi invece altri li ho inseriti, per esempio c'è una figura un po' scura, un po' particolare, c'è un prete, viene chiamato il prete, ma insomma non è un prete, è un amico di Alex che lo incontra e parla di alcune questioni, lo interroga quasi, da lì gli fa delle domande. Lo ferma e gli fa... Quindi lui non può evitarlo, sta lì, cerca di rispondere, però insomma a volte viene proprio preso, come dire, non sei preparato, no? Dice, vabbè, certo. Come questa cosa esoterica che c'è all'interno di Bologna, delle teste scolpite di Piazza di Santo Stefano, insomma, è così, è particolare, in ogni persona c'è un pezzo della città che puoi scoprire, quindi mi piace questa, ci sono tante piccole sfaccettature di Bologna che hanno reso possibile il romanzo, ecco, se l'avessi fatta, non so, in un altro posto che non conosco mi sarei trovato in difficoltà perché probabilmente avrei scritto un 30 pagine che non conoscendo, invece così è una cosa che mi appartiene, quindi l'ho scritta volentieri, insomma, questa ambientazione. Per esempio potevo scriverla di Roma, però non la sento così, così mia Roma come Bologna, a parte perché è più piccolina e più concentrata, però Roma nonostante sia bellissima, però è sempre talmente distante da te, cioè quando sei lì c'è esattamente uno spazio enorme tra te e i monumenti, tu non sei all'interno, tu sei lì, li guardi, sono bellissimi, ma tu sei qui e loro sono lì, non c'è verso, non c'è vicinanza. Invece tu sul Crescentone ti siedi, la usi la città, capito? Cammini, passeggi dentro, usi i ciottoli, quando cammini sui ciottoli di Piazza Santo Stefano cammini male, mannaggia, mi devo spostare, devo andare di là perché qui cammino male, si incespica, quindi cioè, è più a livello d'uomo, ecco, questa città, riesce a entrarti dentro. Roma è talmente gigante che non è possibile, a meno che appunto non parli di un pezzettino, dici, narro questa cosa qui e basta. Beh, comunque, visto che ci avviamo verso, insomma, il periodo di feste, periodo di regali, credo che pensare di regalare un buon libro e una bella lettura è una cosa da fare, a mio avviso. Quindi noi ne abbiamo non uno, anzi lo fai vedere tu che io ci metto un po' più di tempo. Ok, ma ne abbiamo anche due da far vedere. Che eccolo.
Benedetto il falegname, che è il romanzo scritto da Federico. Vi Allora, ricordo che questo è il segnalibro, non è compreso. Non è la sega compreso. non è inclusa, eh. Non è che poi mi chiamano e mi dicono: oh, ma io ho ordinato il libro e la sega non c'è. Ma io volevo la sega. Ho chiamato il libro, ho ordinato il libro solo per avere la sega. A Federico vi arriva una bellissima cartolina, giusto? No, quella è per gli amici, non è che adesso mando cartoline a tutti. Ma come? Grazie, bellissimo, apprezzatissimo, sì. Allora, io adesso ci avviamo verso la fine, infatti vedo che Alex è uscito dal suo lato serio. Ragazzi, io non vedevo l'ora di fare questa diretta, veramente mi era rimasta qua la scorsa settimana, ma non riuscivo a parlare. Non mettere le dita sull'obiettivo, che me lo sporchi tutto. Oh, Hai e poi non si vede niente. ragione. Senti, Alex, questa è la domanda. Hai preparato una serie di scatti a tema natalizio? Non per forza con l'albero di Natale, però nel tuo stile, voglio dire, a tema natalizio Allora, nel tuo stile. sì, nel senso che io e il Natale, intanto sono riuscito ad aprire il lucchetto, così, giusto, nel Bravo, frattempo, sono bravo. riuscito. Povera Lena è riuscita ad aprire la bicicletta dopo 40 minuti. No, lo sto preparando e, diciamo, io non sono molto amante del Natale, nel senso che, cioè, come stare in famiglia, sì, come regalo inteso a, diciamo, lo stare insieme come regalo. Non sopporto il regalo del tipo: devo fare un regalo, devo. Questo sono d'accordo. Ah, che cavolo di regalo faccio a questo? Ah sì, aspetta, c'è un calzino, te, becca di calzini. Aspetta, via questo deodorante, va. Se il deodorante serve sempre, che c'è gente qua sull'autobus che abbiamo capito che non lo usa. Forza, forza, mettiamo i deodoranti in giro. No, sto cercando di fare, insomma, degli scatti natalizi. Sicuramente ci sarà un cappello di Natale, delle cose amene che ricordano il Natale, ma per ricordare appunto di fare un regalo, che è un libro. Mia madre mi ha sempre detto: quando regali qualcosa a un bambino, per esempio, regali un gioco e un libro insieme, perché così lui ha tutte e due le bellezze del regalo, cioè sia la parte del gioco che sicuramente gli interessa, però la curiosità di avere una cosa diversa da Certo. un qualcosa, perché insomma, quindi ecco, potrebbe essere anche l'appoggio di un altro regalo il libro, non la Vero, cosa vero, principale. Perché a volte uno verissimo. dice: ma c'ho anche sta cosa, però leggiamola. Ma metti che uno per sbaglio non lo usa per mettere, so, sotto al comodino, per mettere a posto il tavolo perché pende. Così, però, so. Poi ecco, è un manuale per scassinare, un manuale per pulire le pistole, un manuale, insomma, sono tante cose che possono essere utili. Vi ricordo la prossima uscita, che è Fondamenti di falegnameria. Ok, io Certo. adesso lo scrivo, e sarà fatto in pura corteccia di abete e betulla. Facciamo come i vecchi filosofi, che uno scriveva il libro, l'altro scriveva il commentario al suo libro, e poi l'altro faceva l'altro libro in cui che era il commentario al commentario del Bellissima questa cosa. da... Veramente stupenda. E No, ma qua bisticciamo così. volevo comunque invitare, per chi non conosce, ma dubito che non ci siano, perché almeno per chi segue un po' le foto su Bologna in generale, no, non può non essersi incrociato nelle foto di Alex, che sono sempre molto, molto particolari, intanto perché lui predilige il bianco e nero. Di foto a colore non ce ne sono tantissime, anche se ha un lato poetico anche nel colore, devo dire, l'abbiamo visto all'interno del libro di raccolta di poesie e silloge insieme a Enza Mineo, cioè una Lì poesia l'artista era che Enza, io.
Assistevo l'artista Renza, io assistevo un attimo e basta. Ha scelto delle tue foto, quindi ha scelto, insomma, ecco. E lì ce ne sono diverse a colori, ma ultimamente vedo che ne metti qualcuno, però diciamo che il tuo carattere distintivo è Bianco e nero. sicuramente il bianco e nero, dove tu effettivamente hai, insomma, il tuo tocco, ma anche un altro aspetto che sono le gambe delle donne. E anche quelle sono delle immagini veramente di grande carattere. Quindi io vi invito anche di andare a vedere la sua pagina Instagram, di acquistare il suo romanzo, di acquistare insieme al suo romanzo anche quello di Federico, che è una chicca, e come dice anche la compagna di Alex, ci si fa delle gran risate, Non ed è vero. ricordargli Sì, questa sì, sì. cosa che poi No, soffre no. lui. Poi, La piaga, Erika, sono con te. quando le compagne dei lettori rideranno nella stanza accanto, poi ne riparliamo, ok? Poi ne riparliamo. Poi voglio vedere. Ah, ma cosa stai ridendo? Ah, ho scritto una cosa. Pensa come la giornata. Tu ti senti tutto qui un rimesso. Una cosa proprio, dice, sì, però, capito, la ride, ti dà tutto. No, no, va bene, no. Sì, tu è Non fare carino, così. però quello di Fede fa ridere, fa ridere. Vabbè, ma no, non prendertela così. No. Bene ragazzi, allora anche stavolta per me è stato non un piacere, ben due piaceri, perché ho avuto Ce il l'abbiamo piacere fatta. di tornare in diretta con Fede, ma anche insieme ad Alex. Quindi io spero veramente. Dimmi. No, mette il dito, sto cercando. È perché io vedo solo lui che non capisco quello che fate insieme, Io perdonate. lo vedo, lo vedo. Speriamo poi. Speriamo poi nel video finale che risulti qualcosa No, di no, tutto c'è questo, tutto, no? nel video finale vi vedo Ma tutti, quindi va bene. figurati, certo. Quindi io volevo ringraziarvi a tutti e due perché mi avete fatto un regalo a me ad essere insieme qui prima di tutto. Grazie a E te, grazie a voi. grazie a Per te, grazie anche a questo parlare. disgraziato qui. Certo, parlare del romanzo di Alex è molto bello perché io l'ho letto oramai 2 anni fa. Se, anzi, diciamo che se è sorto, è anche grazie a te e a Patrizia, La Patrizia, che ringrazio perché altrimenti non l'avrei mai pubblicato. Quindi, e quindi questo invece mi mi hanno fa. detto, ma sai che invece Sì, potrebbe, ci piace. assolutamente. C'era, infatti, c'è del potenziale tuo, voglio dire, non nel romanzo c'è ed è bello, ma tu hai del potenziale. E infatti credo che tu stia lavorando già a qualcos'altro, giusto? Io lo so. Ma io ne ho finito un altro e sto iniziando il seguito di questo, quindi vediamo un po' come va. Però stiamo zitti, vediamo un po' cosa accade, insomma. Che bello. Comunque hai sentito cosa ha detto? Hai sentito? Ho sentito, ma guarda che non è. Senti qualcuno che Va ride nell'altra stanza? Senti qualcuno che ride nell'altra stanza? Poi adesso la senti così, dovevi sentirla la settimana scorsa, che adesso ha cambiato la marmitta. Adesso ha Ma non cambiato ho la dubbi. marmitta. Adesso c'è il filtro Madonna, antiparticolato. L'altra mi ha mandato un messaggio pure audio la a te, settimana pure a te. scorsa. Giuro, volevo Pure buttare il telefono per paura che mi contagiasse. Ho a me. No, no, ma era. Era quasi il turpiloquio, cioè si. Sto Era in male, non guarda, posso. io ho fatto dirette con la febbre, ma non c'era proprio verso di poterla fare, quindi. Presente quando infili delle patate dentro una marmitta e poi provi un attimo a sgadare del gas, eh? Cioè, più o meno il suono era quello, era proprio tipo. Ma se no, per carità, no, no. Dai, va bene, grazie. Spero di fare altre dirette con voi due perché mi diverto sempre tanto e che dire, magari veramente potremmo approfittare di Sanremo, vero Fede, vero Fede, Fede. Vedremo, dai, vedremo.
Io sono disponibile come inviato, diciamo, in presenza lì a Sanremo. Sanremo, ho letto i cantanti, l'ho già detto, c'è cioè la bestemmia assicurata. Cioè, la bestemmia in diretta è assicurata. Con i cantanti che ho letto, i nomi noi che ho letto, c'è cioè almeno un paio che io non so se resisto. Quindi forse è meglio che facciamo l'anno prossimo, che lo Io saltiamo volevo dire quest'anno. comunque che anche quest'anno ce la siamo scampata, i Jalis non ci sono, quindi per la musica italiana è un trionfo, quindi va bene. Tutto il resto lo accetto, sì, va bene, tutto va bene, va tutto bene. È importante, i punti fermi devono rimanere. Bene Va ragazzi, bene. buona serata, grazie mille anche a chi si è ascoltato, chi è stato con noi fino adesso. Un abbraccio e mi raccomando, i romanzi dei nostri due ospiti, da Come Grazie. Cammini e Benedetto il Falegname. Buona serata! Ciao! Buonanotte. Ciao, Ciao, ciao ciao, ciao. Michela, ciao Fede. Ciao, ciao!